Benvenuti. Inizia un format nuovo che per me è pressoché rilassante, ma allo stesso tempo emozionante ed eccitante. Benvenuti infatti nel salotto del Dr. Besca. Il salotto del Dr. Besca è un nuovo format creato appositamente sulle varie piattaforme social, dove Dr. Besca spiegherà direttamente a voi le problematiche essenziali della nutrizione stessa, allo stesso modo, ma anche alcune curiosità applicate all'ambito nutrizionale, dietetico, medico. E anche, perché no, sfoceremo anche nella farmacologia. Insomma, parleremo di tutto e anche di un po'. Nel primo video di oggi, cioè nell'inizio e il saluto del salotto del Dr. Besca, ecco, è assolutamente un video prettamente rilassante nella spiegazione, questo perché, come potete vedere, sono completamente seduto nel mio salotto, non sono ad Arcore, ma sono a Codogno, dove abito io. Parleremo della dipendenza da cibo. Cos'è che comporta a una persona stessa ad essere dipendente da quello che mangia? E quindi, come se fosse letteralmente una dipendenza da droga, da sostanza. Può davvero il cibo dare dipendenza e portare quella persona a isolarsi dagli altri? Oppure portare quella persona a proprio non uscire di casa, nel vero senso stretto della parola, oppure a dover uscire di casa solo per mangiare? Sembrerà assurdo, ma a tutt'oggi la dipendenza da cibo è riconosciuta come una vera e propria malattia, spesso non vista al 100%, spesso si considera la dipendenza da cibo come abbuffate continue, individui bulimici, oppure binge eating, eating disorder, o tutte quelle problematiche che stanno alla base anche dell'introduzione di piccoli abbuffati, quindi piccoli pezzi di cibo in più ore o in più parti della giornata, per esempio, ma anche nell'abuso di alcol a piccole dosi ma somministrate per lungo tempo. Esistono però degli individui, e qui ci lanceremo tantissimo alle neuroscienze e alla psiconeurofarmacologia, che nella loro vita quotidiana devono continuamente mangiare, oppure hanno dei periodi stretti di tempo, delle ore, dei minuti, o che possono anche essere in questo caso periodi fissi di questi ultimi, che devono continuamente mangiare. La loro contentezza, difatti, quindi abbiamo un ricircolo pazzesco della dopamina e della serotonina a livello cerebrale, è nel continuare a mangiare e a buffarsi. Questi individui, a differenza dei bulimici, difatti sono individui obesi, fortemente sovrappeso, anche perché spesso questi ultimi continuano a mangiare senza avere poi un deficit calorico che viene legato a una consumazione di questi ultimi abbinato a un'estrema attività fisica. Questi individui spesso sono individui che si isolano nel contesto sociale. Non è un caso difatti che possano anche essere accumulatori seriali, quindi di altri oggetti, ma la loro possiamo dire, compartimento imprinting vitale risulta essere quello di nutrirsi in continuazione. Si è visto da studi clinici fatti che spesso possono anche essere nell'ambito psichiatrico individui schizofrenici che non riescono a controllare la loro assunzione, che spesso viene anche poi messa a lato con assunzione di nicotina, alcol e sostanze stupefacenti, cibi prettamente grassi, cibi grassi, quindi cibi ricchi di zuccheri, cibi che vanno ad alterare quindi in questo caso anche poi il senso della sazietà e il senso quindi che si ha anche del gusto stesso. I cibi ricercati sono però più visti anche a livello psichiatrico come delle vere e proprie leccornie, e l'individuo incentra tutta, potremmo dire, la sua esistenza della giornata solo a consumare queste determinate sostanze, le possiamo chiamare non più cibi, mi permetto di usare questo piccolo termine, anche perché sono delle vere e proprie droghe per loro. Come fare quindi perciò in questo grande problema? L'equipe, che è al pari, potremmo definirla appunto come l'equipe che può andare a contrastare di fatti, o meglio, ad eliminare l'assunzione di droghe, per esempio pensiamo all'equipe multidisciplinare che viene fatta per individui che assumono cocaina, che paradossalmente potrebbe dare gli stessi effetti, se ci pensiamo. Se non che abbiamo del cibo, quindi è vero, le problematiche sono ben diverse e gli effetti negativi a lungo termine non si vedranno subito, se non che, come tutti ben sappiamo, di fatti, l'aumento di peso, il sovrappeso e l'obesità che si danno nell'assunzione continua di questo cibo, che altresì non è frutta né verdura, ma sono cibi ultraprocessati ipercalorici, pensiamo per esempio a panini, patatine, pizze, bibite, che sono assunti in quantità enorme, parliamo anche di chili di cibo assunti in un brevissimo periodo di tempo, di qualche ora, paio, addirittura mezz'ora può succedere questo. E a lungo andare, difatti, sappiamo che l'obesità e il sovrappeso che se ne concerne all'assunzione continua di questi alimenti
porta comunque problematiche di peso stesse, di pressione, mancanza di fiato, problematiche cardiovascolari per il troppo colesterolo ematico presente in giro. Insomma, non è di per sé un qualcosa di campanello d'allarme, come ben si sa nell'obesità al giorno di oggi, immediato, ma che a lungo andare sicuramente porta a invalidità e morte. Questi individui tutt'oggi non hanno una cura specifica. Gli individui sono, così come visti, plurimangiatori o pluriassimilatori, di cui ve ne parlavo poc'anzi, sono assimilati pari merito di fatti come individui prettamente trattati a livello farmacologico con farmaci antidepressivi. Spesso di fatti questi individui hanno una depressione della propria vita, non riescono a vivere bene e trovano di fatti piacere solo nell'assunzione di cibo, di come dicevo poc'anzi. La vera problematica però in cosa sta? Quest'ultimo sta nell'isolamento completo. Sono spesso persone che non hanno aiuto a livello familiare e qui partirebbe già un ottimo lavoro d'equipe per il supporto della famiglia a farli capire le giuste porzioni di cibo da assumere, ma a farli capire anche quale cibo assumere, ma soprattutto, e ahimè questo manca ancora di più, è il controllo dell'assunzione. Parliamo di individui che, come già dicevo e citavo, assumono chili di cibo e nessuno li può controllare, addirittura mix letale se questi individui vivono assieme. Pensiamo per esempio ai grandi, possiamo dire, filmini o video del dottor Nousaradan che vi guarda mentre mangiate i ghiaccioli o i magnum. Sono individui, questi ultimi, difatti, che se vivono assieme non è un caso che sono grandi obesi fino ad arrivare a interventi di chirurgia bariatrica. Attenzione però appunto che chi interviene a livello di chirurgia bariatrica con rimozione, sostituzione o bypass gastrico, e quindi bypassiamo il passaggio dello stomaco, spesso non è risolutiva questa cosa, soprattutto nel bendaggio gastrico, perché in quel caso abbiamo solo un anello che può essere spezzato se il volume dello stomaco aumenta ancora di più. Ecco che l'approccio psicologico-psichiatrico per questi individui e soprattutto la terapia farmacologica è fondamentale. Anche perché si sa bene, difatti, si sa bene, ma non tutto in parte, che il trattamento farmacologico che viene fatto negli individui in depressione è facsimile molto a questi, come già detto, ma ancora non si riesce a trovare la soluzione, perché difatti si vede che in questi individui si ha uno sballamento di ricaptazione di dopamina e serotonina. Non caso se io spesso ritorno a questi termini, ma proprio perché difatti sono gli stessi termini, e passatemi il termine, gli stessi neurotrasmettitori che sono anche sì presenti nelle patologie e nei disturbi del comportamento alimentare, dove non si ha una cura ancora specifica, ma il dare l'antidepressivo risolleva quella persona e assieme al lavoro d'équipe multidisciplinare che deve essere la base, ne rappresenta la fondamentale importanza. Starà poi al terapeuta, quindi al dietologo presente in esse, capire quale sia sicuramente da adottare il miglioramento dello stile di vita. Il miglioramento dello stile di vita sta ad indicare la giusta terapia, il giusto cibo, nelle giuste quantità, il sapersi relazionare a quella persona, il seguirla H24, perché sono persone che non devono essere lasciate sole, ma soprattutto ancora di più sono persone che devono cambiare stile di vita, quindi creare movimento, creare deficit calorico, se si vuole evitare di arrivare a una chirurgia drastica. Ma soprattutto rimane sempre il perno, purtroppo a mio malgrado, della troppa accessibilità al cibo. Ecco che quindi questi individui non vanno lasciati soli. Spero che questo primo video del salotto del dottor Besca possa piacere. Mi trovo letteralmente rilassato nel mio salotto e giro da un iPhone. Quindi una buona giornata a voi, una buona estate perché ancora non è finita. Mi raccomando, mangiate il giusto, non abbuffatevi, se lo dovete fare, fatelo con qualche donna, fate sport e al prossimo video. Tac!